Radio Circuito 29 presenta Appuntamento al Cinema. Le uscite cinematografiche in collaborazione con il settimanale Reporter. È il momento di inaugurare anche questo fine settimana e lo facciamo scoprendo quelle che sono le pellicole alla cinema grazie anche al nostro blogger di fiducia che è Nico Biagianti. Buongiorno. Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Allora, tu hai già visto qualche pellicola per noi, hai già avuto modo di spulciare quelle che sono le più belle, chiaramente, e partiamo subito dalla prima. Red Dawn, perché per gli amanti dei film di spionaggio, di doppie vite e dell'atmosfera tragica del secolo scorso, esce un imperdibile film. Red Dawn, Trevor Nunn come regista, interpretato da un'intensa Judi Dench. Apparentemente una quieta casalinga, anziana, umile, che conduce una vita tranquilla ai margini di questo terzo millennio, in realtà una spia che è stata al servizio del comunismo tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. L'agente Lotto, così si chiamava, tradì l'Occidente e rinnegò tutti i suoi principi. Durante un serrato interrogatorio si scoprirà anche perché e come visse poi pericolosamente quel decennio che infiammò l'Europa. Film di spionaggio, suspense, segreti, ottima come sempre Judi Dench, convincente d'attore, affascinante il mondo ormai passato delle scelte definitive, giuste o sbagliate, di uomini e donne coraggiose. Da vedere. Perfetto, allora, seconda pellicola. I figli del fiume giallo, attenzione a questo bellissimo film di Hia Zhangke, che è un film, ma ci sono tanti film dentro che si intersecano poi l'uno con l'altro, coinvolgendo lo spettatore in un incredibile e emozionante intreccio di storie. Tutto inizia da Qiao, affascinante ballerina, innamorata di un gangster che si ritrova suo malgrado in mezzo a un agguato, spara per difendere l'amato, sì, e si prende 5 anni di carcere. Quindi quando esce la bella e infelice Qiao rincorrerà sempre il suo uomo, più coinvolto che mai in affari losche, storie estreme. È un film molto bello che ci fa vivere gli ultimi 20 anni della Cina, la nuova terra della speranza, dove tutto è possibile, anche però le cose più cruente. Quindi action, ma anche un affresco della vita spericolata che si fa nel mezzo del miracoloso miracoloso mondo asiatico cinese in questo momento. Veramente, veramente un bel film. Perfetto, io ho ancora tempo per analizzare una pellicola. Pet Sematary, perché era tanto che non parlavamo di un orrorone, ed ecco qui il remake del celebre film tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, da lui stesso diretto. Quindi un ripasso del termine orrorone, perché è un film horror vietato ai maggiori di 18 anni praticamente, perché sono film prodotti a uso e consumo degli adolescenti che, non conoscendo ancora i film horror classici, si stupiscono per una trama vista anche rivista, emozioni diciamo così, che noi abbiamo già avuto con altri film. Niente di diverso da questo remake. Non seppellite mai un animale, sei in cimitero per animale impestato da anime, certo, dell'inferno, perché le creature tornano e non stanno bene in salute, diciamo. Comunque, se vi piace il genere, soprattutto se siete molto giovani, entrate e divertitevi, altrimenti ci sono altri film in sala che meritano attenzione. Perfetto. Allora, chi volesse parlare con te di cinema attraverso, appunto, mail? Volentieri, nico.viaggianti@gmail.com. E come sempre, regalandoti un biglietto, cosa vai a vedere? I figli del fiume giallo, perché è un bellissimo noir che ci racconta il lato oscuro della Cina contemporanea. Perfetto, a questo punto io come sempre ringrazio il nostro Nico Biagianti, ho avuto modo di consigliare qualche pellicola, ma in realtà, come già detto, insomma, sono tantissime altre le pellicole che avrete modo di vedere in sala, solo le migliori arrivano in questo appuntamento. Nico Biagianti, grazie come sempre, buon lavoro! Ma grazie a te Michele, buon cinema a tutti!